Si tratta di un'occasione eccezionale per il nostro territorio, per Termoli, per il Basso Molise, per i ragazzi dell'Alta Puglia e del Basso Abruzzo che da sempre hanno avuto in Termoli un riferimento per la natura scolastica e formativa. Ecco, abbiamo avuto solo qualche giorno fa l'ok dal Ministero dell'Istruzione per l'attivazione di un corso quadriennale che aveva delle direttrici ben chiare: la transizione ecologica, il digitale e le lingue straniere. Ecco, noi qui a cavallo tra Natale e l'Epifania abbiamo dovuto presentare un progetto, ma l'abbiamo fatto col cuore, nella consapevolezza che poteva essere un fiore all'occhiello non solo per Termoli, ma soprattutto per i ragazzi, per le famiglie, per le chance, in termini di preparazione e di formazione. È uno degli obiettivi del piano di ripresa e di resilienza. Ecco, in un momento in cui a Termoli c'è crisi, ci sono delle conferenze stampa per chiusure, per preoccupazioni di perdita di reparti, ecco, finalmente qualcosa che si apre. Ma la cosa bella è che si apre qualche cosa per la formazione dei nostri ragazzi, perché ovviamente l'Europa ce lo chiede, ormai in tutta Europa ci sono questi percorsi quadriennali, quindi ci dobbiamo mettere al passo dei tempi e per questo abbiamo strutturato un percorso quadriennale. La validità è stata consacrata dal Ministero dell'Istruzione, che solo noi a Termoli dà l'onore di fornire questa offerta formativa, solo noi a Termoli abbiamo questo corso quadriennale che soprattutto punta su questi tre obiettivi fondamentali: l'ambiente, il digitale, quindi le competenze informatiche, e le lingue straniere, perché sono fondamentali oggi per il lavoro e per la richiesta del mercato del lavoro. Che competenze avranno i diplomati di questo corso? Si studia economia aziendale, diritto, relazioni internazionali, economia politica e ovviamente in modo forte e sottolineato l'informatica, le competenze digitali, come dicevo prima, coniugate in lingue straniere. Difatti, oltre alla lingua inglese fondamentale irrobustita, ci sarà anche la lingua francese. A tutto questo praticamente si aggiunge anche la sostenibilità ambientale, che è uno degli obiettivi, diciamo, dell'Agenda 2030, che abbiamo dovuto ovviamente rispettare. Tutto questo perché? Perché il mercato del lavoro ci chiede delle competenze diverse, affinate, tecnologicamente avanzate, e Termoli e il Basso Molise devono necessariamente avere un motore di sapere, un motore di conoscenza. Per questo ci siamo attivati e abbiamo presentato tale proposta al Ministero dell'Istruzione.